Avete tutti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Non l'avete fatto perché ne sono sicuro. Dovete lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi. Con questo video vi mostro com'è possibile cambiare il colore del vestito e il colore del pannello utilizzando un sistema post registrazione, in questo modo alleggerire l'elaborazione con il nostro software di editing video. Però prima di fare questo, ovviamente, dobbiamo prendere gli attrezzi adatti. Ci servirà praticamente un vestito di colore blu. No, non lo dobbiamo utilizzare verde, perché se andiamo a utilizzare verde andiamo a confondere con quello che vedete dietro, il pannello verde. Quindi deve essere blu. E se volete risparmiare, ci possiamo creare questi vestiti ad hoc. Quindi prima andiamo a colorare il vestito e poi continuiamo con il video. A dopo. Cominciamo a mettere i vestiti dentro la lavatrice. Ho scelto queste camicie che non utilizzo più perché l'azienda me l'ha cambiata in un modello diverso, quindi questi non sono più idonei. Bisogna aprirle ben benino, ok, così. Lo scopo è quello di renderle più blu possibile. Ok, io vado ad aggiungere dell'acqua perché i vestiti devono essere umidi. Metto un attimo pausa il video per farvi vedere una cosa. I vestiti, il peso dei vestiti devono essere pari o minore alla quantità di prodotti che andremo a utilizzare. La bustina in questione va bene per circa 480 grammi di peso, quindi le camicie che ho utilizzato io sono circa 250 grammi. Se voi avete intenzione di andare oltre, quindi metterci mezzo chilo, no di più, un chilo, dovete andare a utilizzare due buste di questo prodotto. Penso che fino a qui è chiaro. Poi andate a leggervi le istruzioni, che sono molto chiare a riguardo. Ah, un altro particolare, io sono andato ad accentuare quello che è un colore più spento. Questo qua era un azzurro, a me serviva il blu, quindi ho preso dei vestiti azzurri e con questo prodotto sono andato ad accentuare il tessuto per il, diciamo, per il risultato che devo ottenere. Andiamo avanti. Una colorina, ci vogliono i guanti però, ok, e va messa tutta nello stesso punto, come si diceva. Temperatura 40 gradi. Via. È andato blu, che sfizio. Beh, tempo di lavaggio 2:38, ci vediamo quando è finito tutto.
Non lo so se sia normale che stia facendo tutta questa schiuma di colore viola. Forse fa parte del sistema di colorazione, beh. Oppure nella matrice era presente del detersivo e questo è l'effetto. Vabbè, vedremo dopo che cosa succede. Ok, lavatrice finita, devo fare il secondo ciclo di lavaggio con un po' di detersivo per scaricare il colore in eccesso dalla lavatrice e dai vestiti. Adesso faccio quest'altro ciclo e ci vediamo dopo. Ecco qua, questo lavaggio la schiuma non è più colorata, è bianca. Io spero che il colore si sia fissato e che mi dia un buon risultato, dopo vediamo. Lavatrice finita, non macchia. Ok, mettiamo in lampacinella e mettiamo ad asciugare vestiti. Ui, non dovrò, ha colorato, vedi? Non è più azzurro, è blu. Oh, la lavatrice è pulita, quindi il terzo ciclo non lo devo fare. A posto. Eccoci qua, messi ad asciugare i vestiti. Sono diventati interamente blu. Il mio cagnolino che fa la guardia. Ne sono due. Effettuato un po', diciamo così, un po' la stiratura, si sono asciugati. Li ho piegati alla meglio perché non sono molto pratico. Questo è il risultato. E questo è il colore che più o meno dobbiamo ottenere. Questo è il colore come si presentava prima del trattamento. La differenza dei due camici è il fatto che l'azienda adesso ci ha dotato di camici con questi tipi di bottoni e senza tasche, quindi solo per questo motivo l'azienda ci ha chiesto di non utilizzare più queste camicie e io ho preferito colorarle. Adesso indosserò una di queste camicie e vi faccio vedere come applicare l'effetto. Alcune altre camicie le andrò a modificare presso una sarta in famiglia che provvederà a tagliare le maniche per renderle nel modello estivo. Ok, vestitino, la camicia colorata me la sono messa, da come potete vedere è la mia camicia aziendale. Poi qua vedrò di cambiare, di togliere sto logo e di apportare altre modifiche, tipo togliere le tasche che non mi servono e realizzare delle camicie estive, me le faccio fare da mia figlia, e il colore va bene. La cosa che dovreste fare è quella di modificare i valori del video, quindi andiamo su dispositivo cattura video, tasto destro, proprietà, configura il video e andiamo a modificare questi valori. Cioè fare in modo di ottenere meno zone scure e di accentuare maggiormente il colore. Quindi in base alla vostra camera, alle vostre necessità, diciamo caratteristiche tecniche della camera, dovete andare a muovere su questi valori. Tipo io la luminosità è rimasta a zero, sono andato a ritoccare un po' il contrasto e la saturazione. La nitidezza non l'ho toccata in modo più assoluto perché sembra che elabora maggiormente, si rallenta. Il bianco l'ho rimasto in automatico, la frequenza di rete a 50 Hz perché si ha meno roba, diversamente a 60 Hz sul resto del mondo a nulla. Un'altra cosa che dobbiamo fare è caricare un'immagine, quindi aggiungiamo immagine e precarichiamo un'immagine che ci servirà da sfondo. In questo caso io ho utilizzato questa di immagine che vi faccio vedere. Questa qui ho utilizzato come immagine e andrò a riproporzionare e tutto lo schermo così. Devi andare a prendere tutta la misura della webcam e adesso la vado a mettere sotto
state ovviamente per disattivare l'immagine quando non ci servirà, basta soltanto cliccare sopra lo spunto. La stessa cosa vale per il filtro che adesso vi vado a mostrare. Adesso andiamo su dispositivi di cattura video, filtro, e aggiungiamo chiave cromatica. Ok, lui già ha delle, diciamo così, dei preset per il colore, che il blu e magenta è quello che dove andiamo noi, e su custom, cioè su personalizza. Ovviamente se andiamo sul blu non funzionerà, vedete, ha combinato un macello, perché lui per il blu intende un blu molto intenso, molto compatto, lineare come il pannello che vedete dietro, non lo possiamo fare. Quindi andiamo su custom, selezioniamo il colore, metto qui da parte per farvi vedere, selezione dallo schermo, ecco, e andiamo su un punto, diciamo, più chiaro. Ok, e andiamo a modificare questo valore in modo che ci dia l'effetto desiderato. Ho dimenticato di attivare, ecco qui. Ah, vedete? Diciamo che abbiamo ottenuto un buon risultato. Andiamo di nuovo su filtri. Anche questo, per disattivarlo basta cliccare sopra l'occhio quando non ci serve, basta fare così, non c'è bisogno di eliminarlo, poi ricrearlo, e che barba ritornare a ritrovare di nuovo il colore di prima, quelli che diciamo che per fortuna siamo riusciti a trovare. L'importante è che andiamo a selezionare il colore più chiaro sullo schermo, non quello più scuro. Nel caso mio, allora vedete qua, si vede chiaramente che è nero, e di qua vediamo l'effetto dopo che ho attivato l'immagine. Se vedete, ha attivato anche i capelli. Questo non perché i miei capelli siano blu, perché c'è un riflesso della luce sopra che serve per illuminare il pannello dietro, che evidentemente dà un riflesso azzurro nei capelli. Vedete, se vedete, la pelle la prende bene, però tutto il resto, fantastico, davvero bello. A questo punto possiamo chiudere e lasciare così come sta. Andiamo su cam, come vedete, voilà, effetto applicato. Il pannello dietro è inalterato, non è stato toccato dal croma che ho utilizzato per il blu, e sulle vestite è stato modificato. A questo punto, questo video si può liberamente salvarlo, portarlo nel nostro programma di editing video e effettuare la bucatura dello schermo che sta dietro. Qual è il vantaggio di fare questo in post video? Il vantaggio ovviamente è quello di alleggerire l'elaborazione video, perché diversamente, sicuramente questo qualcuno metterà nei commenti, si può fare anche con Premiere, però bisogna chiamare due timeline, oppure selezionare le aree di interesse e escludere l'una e l'altra e applicare gli effetti di bucatura. Solo che con la timeline il CPU del computer ci impiegherebbe molto più tempo, invece con il discorso della selezione dell'area io devo modificare quest'area ogni volta che mi vado a spostare e a muovermi, devo andare a modificare ogni volta la zona, cioè oppure dovrei rimanere così immobile come una statuetta e lasciare la zona così. Invece con OBS vedo questa modifica molto più fattibile. Adesso cambio lo sfondo con uno schiocco di dita, vedete l'effetto che è possibile fare. A questo punto io credo di aver ultimato. Se avete altre domande potete farle direttamente nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al video. Un'altra cosa, cliccate anche sulle notifiche, così se uscirà un nuovo video sarete avvisati e così potete andarlo a vedere, e così mi fate guadagnare qualcosa in visual. Vi raccomando, il futuro di questo canale è tra le vostre mani. Se non l'avete anche fatto quest'altro, condividete anche il video. Buona giornata a voi.